aggiornamenti dovuti. Allora, oggi è lunedì, ieri sera tardi abbiamo sindaco e quindi tutti più tranquilli. Ovviamente la presenza ai seggi è stata molto bassa, ma era prevista non solo per il tempo. L'acqua stanotte tanta, meno di ieri, oggi poi è piovuto, però sono riuscita, io non capisco una cosa, cioè ho lavato, ho qualche cosa qui in testa, queste saranno tutte le pinze che ho, vabbè, no, non si possono grattare che sembrano belli i capelli, sono state con le pinze, cioè 48 ore credo, non lo so, vabbè, no, li ho sciolti da stamattina. Dunque ho messo la prima vestaglia di stagione e dico cioè una cosa assurda, come si è arrivata all'acqua, come si è arrivata alla terra, no, la terra si immagino perché ci sono i vasi, ma ho lavato i balconi. Ho lavato i balconi perché erano pieni di terra e anche cose strane, foglie strane che non mi appartenevano, non appartenevano neanche alle mie piante. Meno male che previdentemente le avevo legate alla ringhiera del balcone, per cui il vento non, ovviamente anche se pesanti non le ha fatte volare. Domani è previsto un po' di sole, cambio colf, domestica helper che dir si voglia, anche questo è un ulteriore cambiamento della mia vita, ne aspetterei altri ma tardano a venire, tardano ad arrivare. E niente, ho fatto anche un'altra cosa, siccome ho rinnovato Amazon Prime, adesso musica e film, e sono felicissima perché finalmente potrò vedere tutti quei film che mi sono persa nel corso di questi anni e mi piace il fatto che possa vederli in versione originale, questo mi piace molto, quindi felice e grata alla vita per adesso. La boccolosa è tornata a casa, non è tanto umido quindi i miei cosi reggono, devo vedere soltanto così qua, ma comunque a volte vengono bene, a volte vengono male. Mi sono resa conto che è tempo di cambiare il portafoglio, che ho deciso che doveva essere piccolo questo portafoglio di Gucci, ce l'ho, non so, guardate, poi è dorato, ma è tutto consumato, dovrei, la prima volta che vengo a Roma dovrei lucidarlo, devo portarlo da qualcuno qua per togliere queste cose qua. Poi avevo il portafoglio di quando sono rientrata dalla Cina, ovviamente ho altri portafogli, ma siccome mi hanno regalato questo Vuitton è il caso di metterlo all'opera e eliminiamo tutte le cartucce, cartine, cartoni che ci sono qui. No, ma mi va bene perché da un po' che uso la Speedy e sta bene su tutto, insomma, cioè pure se non stesse bene su tutto, mazza quanto c'è. Certo che il problema dei portafogli grandi, che poi non vanno nelle borse piccole, va bene, però questo almeno porta fortuna con... Inforchiamo gli occhiali, che sono
un paio degli ultimi presi, quelli grigi, perché poi la volete la collezione di occhiali? Io ce l'ho high end e low cost, ormai la collezione di occhiali. Allora vediamo nel portafoglio piccolo cosa c'ho. Ah sì, vabbè, il villaggio dove sono stata. Allora, vediamo un po' di fare pulizia. Vi scoccerà? Ci sono cose della Cina. Allora, tessere della Cina che tengo per il momento da parte. Ah, questa è del mio ospedale da donna, dove andavo a farmi i miei controlli. Credo che posso eliminarla. San Luca Hospital, ospedale dermatologico. Li terrò per ricordo. Nel portafoglino dentro soldi cinesi, niente. Così questo qui lo tengo da conto e faccio la mia carta cinese. La mia carta cinese, questa si conserva. Si conserva, ma la mettiamo all'interno perché non si sa mai. Vabbè, qualche cosa ancora su quel conto c'è. Perché non va? Forse alcune cose non vanno. No, sono io che la carta cinese l'abbiamo messa. Poi qui abbiamo Scodinzolando, che dove acquisto le cose per Trilla, qua, e lo metto davanti perché allora qui c'è un appunto filo arabo e questa è andata via. Qui c'ho Trilla a Shanghai, dottoressa medico veterinario qua, ma non vado da questa. Questo è un mio coso di buona fortuna. Questo non posso tenerlo più perché mi fa male al cuore, è un mio amico che non c'è più. Poi ho, non so che, la tessera di Scodinzolando. E questa la mettiamo qua. Spendo più da lei, poi alla fine la tessera di Scodinzolando. Sempre nel vecchio portafoglio, La carta Sisley, non i profumi, ma il negozio abbigliamento, E che c'era qua? Ah, il telefono del pellicciaio. La pellicciaia di mamma che devo contattare per una pelliccia. Un bigliettino da visita cinese, follow me, un dottore, i punti che non ho finito per il lavaggio di Trilla a Shanghai. Sono ancora le cose di Shanghai. E questo qui è vuoto, lo pulirò. Qui abbiamo la tessera sanitaria che la mettiamo davanti, mentre le carte banca, le carte bancarie le mettiamo all'interno e mettiamo anche questa. Poi che cosa c'ho? Sempre Scodinzolando, ma ce n'ho già uno, quindi possono andare via. Questi bigliettini si possono mantenere. La tessera della Conad la mettiamo davanti, dove c'è anche quelle della Sisley, il negozio Sisley, e poi la Conad vado spesso, quindi va bene. Sarà noiosissimo, ma siccome mi scocciava farlo da sola, allora qui c'è sempre, credo, massaggi. Laser lipolisi, sarà vecchissimo, laser lipolisi, Sephora White, per quello che vado da Sephora, ma teniamola per ogni eventualità, ma ci vado così poco, forse si deve assestare, ma il portacarte è un po'...
questo kinema mi avevano proposto di fare una cosa e lascio perdere. Il mercatino, impronte di bellezza sarà, sì, è quello dove vado per Trilla adesso, una coin card, ma che ci faccio più con una coin card? Impronte di bellezza, queste ci vado, anche se ho, no, ma che la metto qua, un bigliettino da visita, poi non è parrucchiere, questa non ci vado, mercatino, sì, mercatino è la mia tessera. Non mi piace il porta, cioè si fa fatica a inserire le carte. Da una parte è comodo, perché su questo di Gucci un po' è comodo, nel senso che non te li perdi. Questa è la mia tessera della profumeria, sì, non ce l'ho mai a portata di mano. Qui c'ho una ricevuta. Tanto contabilizzo sempre tutto, non voglio pulirlo bene perché poi qua ho un telefono che non Angelica, non so chi è. Questo è un medico estetico, qui mi ero rivolta, visita tiroide. Questo è un altro bigliettino che tengo, questo è il centro dove vado per il plasma penne per le unghie e me le tengo. Questo non so cosa sia, pochi soldi, i soldi possono andare qui dentro. Sì, i soldi li metto proprio qui dietro qua, è vuoto. E poi, siccome era andata a votare la mia carta d'identità, c'ho ancora la carta d'identità, quella cartacea, piccioli, oh sì, ho qualche cosa di spicciolo, che è vergognoso. Ah, devo togliere anche la plastica, vabbè, comunque, in pratica è vuoto, però mi piace. I bollini della Conad che conservo per le amiche, e così che, sì, questo si vede che più no, lo infilo qui nella mia, poi non è eccessivamente grande rispetto a questo che era più grande, e quindi, che è Angelica, quando si trovano le cose strane. Vabbè, abbiamo fatto un passo avanti in questa giornata post tempesta. Mi sembra aver messo anche una piccolissima cosa a posto, mi fa sentire un pochino più serena. Oggi ho ritrovato questa maglietta che era legata ai viaggi dell'anima, un segno cinese. Tanto mi piaceva. Vabbè. E poi quando l'ho rimessa sembrava piccolina, perché non l'indossavo da un sacco di tempo, però poi quando l'ho indossata stava più raccolta. Niente, mi dedico a fare le cose serie, vi abbraccio e niente, tutto qua. Alla prossima, se avete voglia di vedere qualche cosa di particolare fatemelo sapere, io ci sono. Ho poca fantasia in questo momento, sono presa dal tempo. Ciao.